In Logic Pro abbiamo diverse alternative per fare editing. Ci sono pulsanti, menu a tendina, scorciatoie da tastiera e poi ci sono i tools. Ed è proprio dei tools che ti voglio parlare oggi. Forse li abbiamo già visti in qualche occasione parlando di altro, ma oggi saranno proprio loro ad essere messi sotto la lente. Ma cosa sono i tools? Sono degli strumenti che puoi assegnare al mouse, anche in combinazione con la tastiera, e ne puoi assegnare anche al tasto destro se ne hai uno. Andiamo a conoscere i tools. I tools li puoi selezionare da questi due menu al centro della menu bar della Tracks Area, ma anche in altri editor, tipo in Piano Roll, nello Score, nell'Audio Track, nell'Audio File, nello Step Editor o nell'Environment. Già dalle icone si possono intuire alcune funzioni di questi strumenti: matita, gomma, testo, colla, solo, mute, zoom, dissolvenza, ma poi li vedremo. Alcuni di questi tool li puoi ritrovare in tutte le aree di lavoro, mentre altri sono esclusivi di alcune aree. Il tool predefinito abbinato al tasto sinistro del mouse è il pointer, il classico puntatore. I tool li usi in genere facendo clic su una regione, audio o MIDI, su una nota o su un altro elemento dell'area di lavoro in cui ti trovi. Se selezioni più elementi quando usi uno strumento, le modifiche agiranno su tutti quanti. I tools menu in genere sono due, uno a sinistra per il tasto sinistro del mouse e l'altro a destra per la combinazione del mouse con il tasto Command. Quando scegli uno strumento dal tool menu, il puntatore cambia per mostrarti lo strumento attivo. Alcuni però cambiano solo quando ci si trova sopra l'elemento su cui può agire. Per esempio, il Text Tool cambia solo quando il puntatore passa su una regione. Il tool menu può anche essere fluttuante, aprendolo col tasto backslash da tastiera. Nota che a fianco di ogni tool c'è un key command corrispondente, come in tutti gli altri menu d'altra parte, ma in questo caso valgono solo dopo aver cliccato su backslash. Puoi così scegliere rapidamente un tool diverso dal pointer e poi, cliccando due volte sul tasto backslash, torni rapidamente al pointer. Dopo aver aperto il menu backslash, se non vuoi cambiare tool, puoi chiuderlo semplicemente col tasto ESC. Per cambiare invece il tool del menu di destra, dopo aver premuto backslash, devi tenere premuto il tasto Command. E così cambi il tool, eccolo, del tasto destro. E sempre con backslash. Ma se sono assegnati i tools anche al tasto destro del mouse, il menu Command Click si troverà al centro, mentre alla destra si attiverà il nuovo menu per il tasto destro. Vediamo quindi come fare. Dalle preferenze di Logic, General, apriamo il tab Editing, in cui troviamo Right Mouse Button. Da qui possiamo scegliere che funzione assegnare al tasto destro del mouse. Di default c'è l'apertura dello shortcut menu. Eccolo. Ma possiamo assegnare il tasto destro anche a un tool. E come puoi vedere si è attivato il terzo menu. Quindi tasto sinistro con Command e tasto destro del mouse, se hai un mouse che lo è col tasto destro. In alternativa al tasto destro possiamo assegnargli l'apertura del tool menu. Ecco che anziché solo col backslash possiamo aprirlo anche con il tasto destro del mouse, il menu dei tool. Oppure, per finire, abbiamo l'apertura di un menu che comprende sia i tools che lo shortcut menu. Visto che ci troviamo nelle preference, ti faccio vedere due comode impostazioni
che ti permettono di cambiare il comportamento del pointer tool in alcune situazioni, cambiando tool senza dover aprire il menu dei tool. E quindi qui troviamo il Fade Tool Click Zone. Con questa opzione, posizionando il puntatore sui bordi in alto a sinistra e a destra di una regione audio, si attiva il Fade Tool. Rimane comunque attivo il loop pointer nella zona centrale della regione. L'altra impostazione che vediamo è Marquee Tool Click Zone, che quando viene abilitata, posizionando il puntatore sulla metà inferiore di una regione, si attiva il Marquee Tool. Puoi notare che è cambiato il puntatore. Se vado invece nella metà superiore, torna il puntatore, quello abilitato in questo momento, in questo caso il pointer. Rimane comunque attivo nella parte bassa, nell'estremità destra e sinistra, rimane attivo il Resize Tool per allungare e accorciare le regioni. Il motivo per cui Logic ci dà questa possibilità di accedere più rapidamente al Marquee Tool lo capirai a breve, quando ti mostrerò i suoi usi e le sue funzioni. Riporto tutto ai valori di default. Andiamo a vedere l'uso dei tool più comuni. Intanto il Pointer Tool, che ce l'abbiamo già selezionato. Il Pointer Tool, come ti dicevo, è lo strumento predefinito e il suo uso è abbastanza generico come in qualsiasi altro software, ma con qualche opzione in più. Ovviamente serve per selezionare gli elementi semplicemente cliccandoci su col tasto sinistro del mouse, che abbinato al tasto Shift ci permette di selezionare più elementi. Ma si possono selezionare anche cliccando a vuoto e trascinando. Serve anche per spostargli gli elementi, quindi cliccando e trascinando l'elemento. Serve anche per copiare gli elementi, trascinando tenendo premuto da tastiera il tasto Opzione. E come abbiamo già visto, possiamo modificare la lunghezza degli elementi afferrando l'angolo sinistro o destro, o ripetere le regioni in loop trascinando l'angolo in alto. Poi, se hai selezionato un altro tool, comunque il puntatore ritorna a quello standard quando si esce fuori dalle aree di lavoro. Quindi se vai per esempio nella control bar oppure se apri un menu, in questi casi diventa un comune puntatore e basta. E veniamo al pencil tool che ho appena selezionato. Normalmente serve per aggiungere elementi, per esempio per creare una nuova regione MIDI. Nel caso di una traccia audio permette di caricare un file dal disco. Ma come dicevo all'inizio, ciò che si può fare con i tools lo si può fare anche in tanti altri modi. Sarai tu poi a dover scegliere il modo di lavorare che preferisci e quello che trovi più rapido. Per farti un esempio, io al Pencil Tool preferisco l'alternativa che trovo nello shortcut menu. Ecco, se clicco col tasto destro trovo subito Create MIDI Region. E alla stessa maniera su una traccia audio troverò Add Audio File. A seguire qui troviamo l'Eraser Tool, che come facile comprendere è lo strumento gomma, si attiva solo passando sugli elementi eliminabili. Se sono selezionati più elementi, cliccando su uno di questi vengono cancellati entrambi.
Ma anche questo strumento tante volte è un po' superfluo, perché posso cancellare questi elementi anche semplicemente usando il tasto backspace dalla tastiera. Ad ogni modo, questo tool ci permette di cancellare elementi anche se non sono selezionati. E ancora abbiamo il text tool. Anche questo tool è molto semplice da comprendere, serve per scrivere del testo, quindi lo puoi usare per esempio per rinominare una regione o anche per aggiungere testo nello score editor. Se selezioni più regioni e ne rinomini una mettendo un numero o terminando comunque con un numero la descrizione, automaticamente verrà messa una numerazione progressiva a tutte le regioni selezionate. Ma anche questa non è una caratteristica solo del tool, infatti possiamo ottenere lo stesso effetto in altri modi. Per esempio, ecco, da qui, dal Inspector Region, posso rinominare, ecco, lasciamo per esempio solo il numero, ed ecco che si sono rinominate tutte col numero progressivo. Ma possiamo usare anche rename dallo shortcut menu. Proseguiamo con lo scissors tool. Le forbici, manco a dirlo, servono per tagliare gli elementi. Se sono selezionati più elementi, agirà su tutti. Una funzione molto comoda di questo tool è quella che ci permette di tagliare con un unico colpo una regione in porzioni uguali, cliccando in abbinamento al tasto Option della tastiera. Quindi, ecco, è apparsa una più accanto al puntatore, faccio clic qua e la regione mi si è tagliata in porzioni uguali alla prima area tagliata. Dopo lo scissor tool abbiamo il glue tool, la colla, che al contrario delle forbici, la colla ovviamente unisce gli elementi selezionati, quindi clic, oppure anche se non sono selezionati posso aggiungerli tenendo premuto il tasto shift e vado a incollarli tutti. Poi abbiamo il solo tool, che ci permette di ascoltare solo la regione a partire dal punto in cui si clicca. Al contrario, il mute tool serve a mutare le regioni. Oh, qui troviamo lo zoom tool. Ne ho già parlato nell'episodio in cui si parlava esplicitamente dello zoom. Ti metto in alto il link al video. Comunque, con questo tool, trascinando da un punto a vuoto dalla Trex Area, puoi evidenziare un'area. Ecco, clic e trascino. Puoi proseguire gli zoom con ulteriori selezioni e tornare indietro nei livelli di zoom fatti facendo un solo clic a vuoto. Nella maggior parte delle finestre questo tool in realtà è attivabile semplicemente tenendo premuto il tasto Option, a prescindere dal tool in uso. Ma come dicevo nell'episodio, l'episodio finestre zoom e screenset, ci sono diversi altri sistemi alternativi per zoomare in Logic. Ti invito quindi a vedere quell'altro episodio per saperne di più. Poi abbiamo il fade tool, che abbiamo già intravisto prima grazie a quell'impostazione dal pannello delle preference. Quindi qua posso andare a inserire o eliminare dissolvenze e cambiare la curva di dissolvenza.
se faccio clic fra due regioni audio vicine, si attiva una dissolvenza incrociata, un crossfade, che posso modellare. Poi a seguire ci sono due tool che riguardano l'automazione. Delle automazioni in realtà non ne ho ancora parlato, prevedevo di farlo più avanti, non in questa stagione basic. Quindi ti dico solo che questi due tool servono a selezionare i punti di un'automazione o rimodellare la curva tra due punti. L'uso comunque è ovviamente molto intuitivo. E siamo arrivati così al mitico Marquee Tool. A differenza degli altri tool, che non sono poi tante volte così tanto fondamentali, il Marquee Tool invece lo è. Col Marquee Tool puoi selezionare una parte di regione anche comprendendo parti di altre regioni anche su più tracce. Quindi ecco. Oppure se prima seleziono solo una parte di regione, posso riportare la stessa selezione nelle altre tracce tenendo premuto Shift. Sì, ma non è tutto. Il Marquee Tool, che io chiamerei in realtà Magic Tool, è un attrezzo davvero molto versatile, con cui si possono fare tante altre cose. Per questo ci sono molte facilitazioni per attivarlo il più rapidamente possibile. Abbiamo visto attraverso le preference, ma anche non è un caso che se di default nel menu di sinistra è attivo il Painter Tool, in quello di destra il tool di default è il Marquee Tool. Vediamo quindi che altro possiamo fare col Marquee Tool. Facendo clic in un punto qualsiasi delle tracce, la riproduzione del play partirà sempre da quel punto. Se invece selezioni una porzione di traccia, agirà un po' come l'area di Cycle, quindi andrà in play solo quell'area, anche se una volta sola. E questa selezione scavalca anche l'eventuale ciclo attivo. Se non è selezionata un'area col Marquee Tool, ecco il Cycle così è in azione. Però se seleziono col Marquee Tool un'area, avrà la prevalenza sul Cycle. Facendo doppio clic su una regione si aziona rapidamente lo Scissor. Se selezioni una parte di regione e la trascini, viene automaticamente tagliata e spostata. E se invece tieni premuto il tasto Option, quella porzione di regione, come visto, viene copiata, lasciando intatta la regione di partenza. O ancora, con la porzione di regione selezionata, puoi usare il semplice Command C, Command V. È sempre con una porzione di regione selezionata, usando il tasto Backspace semplicemente la cancelliamo. Andiamo a vedere altri due usi molto interessanti di Marquee Tool. Ecco, qui abbiamo per esempio un sample di clap che vorremmo riportare nelle misure successive. Ovviamente ricopiarlo a mano sarebbe un
lavoro assurdo, e non possiamo neanche usare il key command command R perché non lo riporterebbe nel giusto punto nella in giusta posizione il quarto quarto della misura successiva. Grazie al Marquee Tool però possiamo selezionare, prendendo un'area corrispondente precisamente all'inizio e fine misura, e possiamo ora usare questa selezione come pattern di replica usando appunto Command R, ed ecco che il clap viene riportato nella giusta posizione nelle misure successive. Vediamo un altro caso. Qui abbiamo due kick. Che vorremmo usare in loop, però anche in questo caso non possiamo usare lo strumento di loop delle regioni, perché ovviamente ecco qua, ma grazie al Marquee Tool possiamo, ecco, per esempio selezionare anche in questo caso una misura e unire le due regioni con Join, che troviamo nello shortcut menu. Ci viene chiesto appunto di creare la nuova regione audio che unisca le due, ed ecco che abbiamo la nostra regione che possiamo usare loopandola. Per finire qui abbiamo il Flex Tool, che serve per usare le principali funzioni di Flex direttamente nella Trax Area. Ok. Oltre a questi tool, come dicevo, che sono abbastanza comuni in molte aree di lavoro, ce ne sono altri specifici per ogni area, ma questi li vedremo più avanti quando se ne presenterà l'occasione, nelle prossime stagioni anche. Per esempio nel piano roll o in qualche altra area ci sono il finger tool, il quantize e il velocity tool, e c'è anche il brush tool. Invece nell'audio track editor troviamo il vibrato tool e il volume tool. Nell'audio file editor c'è il Move Tool. Nello Score Editor c'è Camera, Layout, Resize e Voice Separation Tool. Open Step Editor, qui troviamo il Line Tool. MIDI Environment, qui possiamo vedere il MIDI True. Una bella cassetta degli attrezzi, alternativa ad altri metodi, grazie ai quali ognuno può scegliere la propria strada, che è quella che ritiene più intuitiva e rapida. Io sinceramente trovo più comode altre alternative, ad eccezione del Marquee Tool, che in molti casi non ha rivali. Segui il canale e non perdere i prossimi episodi. Dai, è forte!